Allora, intanto buonasera, mi fa piacere che ci si ritrova qui. Il tema di questa sera è un tema che è quello di, sul piano dello scopo, è quello un po' di ricordare questa festività ormai alle porte, ma di ricordarla anche in un modo diverso, non soltanto festaiolo, non soltanto di luci, di colori, di divertimenti, di scene, cenoni, ma di ricordarla anche per quegli aspetti di significato di cui è portatrice e poi non perdendo di vista quelle che sono oggi, più che mai, come Lorenzo ci dirà, le situazioni sociali che stiamo vivendo, che riguardano, sarebbe uno sbaglio pensare, non soltanto persone che vengono da fuori, ma riguardano anche tante persone italiane, del posto, locali, persone che fino a qualche anno fa conducevano una vita dignitosa, seppur senza scialare, però vivevano in un modo discreto. Oggi queste persone si trovano in forte difficoltà. Io accennavo brevemente ad un aspetto personale di una persona che io conosco e ha fatto per molti anni l'operaio tipografo in una tipografia grossetana. Questa persona poi è andata in pensione e già più di un anno che un po' tutte le mattine lo vedo insieme ad altri ai cassonetti di via Svizzera della RIT che stanno a scegliere le cose. Questa è una persona che ha una certa età, più grande di me, più vecchio di me, che ha dei figli e se lo fa non è che lo fa per un passatempo, perché fa l'otto, lo fa perché probabilmente ha bisogno. E questo sinceramente mi ha stretto un po' il cuore perché mi sono reso conto che ci sono grandi difficoltà. Io ve l'ho sempre detto, è stato anche riportato, è che è inutile guardare al largo, a volte alla prima secca c'è gente che affoga e quindi bisognerebbe forse essere attenti anche a cercare di aiutare. Meno male che c'è anche la Caritas, c'è soprattutto la Caritas. Io so memore di quello che svolgeva e continua a svolgere. Abbiamo avuto dei rapporti noi molti anni fa, quando ero in servizio, che avevo il servizio anche del sociale, e sapevo perfettamente che se non ci fosse stata la Caritas i problemi sarebbero stati anche più forti, più grossi, più grandi di quello che già non era. Insieme a noi, insieme ad Argia, a me, a Roberto, a Guido, che ringrazio per la loro presenza, c'è anche Fabio Balducci. Fabio Balducci che come giornalista pubblicista, come vignettista, osservatore, poi ha un animo libero, per cui averlo qui ci fa di nuovo piacere perché sicuramente avrà delle cose interessanti. Insomma, lui ha sempre disegnato, ha sempre scritto anche mettendo la penna nell'inchiostro un po' del sentimento e quindi cose di questo genere non sfuggono e quindi faremo questa conversazione a cui io mi auguro anche chi c'è vorrà partecipare.